Io sono presidente di questo comitato scientifico che è fatto da altre tre persone, cominciando dalla destra, quel giovane in jeans è Donato Ramani, è un biologo, insegna al Master di Comunicazione della Scienza della Scuola Superiore Internazionale di Studi Avanzati di Trieste, nota come SISA, è una scuola internazionale. E l'altro è Stefano Moriggi, molto noto probabilmente anche a voi tramite la televisione. Su Rai 3 ha condotto tre fortunatissime edizioni di E se domani, e oggi pomeriggio era in Rai a registrare con Corrado Augias una puntata che andrà penso in onda o sabato o quello successivo sulla Calvino, Italo Calvino. L'Università di Milano Bicocca, poi ci sono io, e poi il signore più alto invece è Fabio Carniello, che è di immaginario scientifico, il museo interattivo dedicato alla scienza della regione Friuli Venezia Giulia. Non è facile governare questi tre personaggi, però io insomma in maniera così un po' artigianale cerco di farlo. Bene, andiamo alla nostra questione, cioè alla questione che mi ha suggerito Rosaria, di parlare di questa annosa e antica contrapposizione tra le due culture. Il signore che vedete in copertina è un signore che nel maggio del 59 tenne una famosa lezione all'Università di Cambridge, denunciando tutto i suoi colleghi universitari, in particolare gli scienziati, ma anche poi i letterati, di non dialogare tra di loro e di essere in qualche modo, questa mancanza di dialogo, essere la causa, essere diciamo un enclave chiusa tra le università di Oxford e Cambridge. Lui coniò l'Oxridge, questo mondo degli intellettuali che non si connetteva al mondo della realtà, che parlava un linguaggio separato e che perdeva di vista quello che era invece il culturale di interpretare un mondo che stava cambiando, e ricordiamoci, quindi dopo la guerra, in un momento tutta l'Europa sta in qualche modo cercando di ricostruire dopo la devastazione non solo materiale ma anche sociale, anche politica, no? E dove la necessità di dialogo e di aprire la conoscenza anche a quello che veniva chiamato allora mondo tecnoscientifico era necessaria. Diceva il male dell'Occidente fondamentalmente in questa mancanza di dialogo, ma lui va a scovare, a stimolare un nervo scoperto, no? Perché viene in qualche modo accusato di essere superficiale nella disamina che fa. Nel 2005 è stato riprodotto in italiano, in italiana è del 62, Gian Giacomo Feltrinelli di farlo tradurre, quindi di farlo in Italia. Nel 2005, anno internazionale della fisica, venne riproposto la lezione di Marsilio, è interessante da postfazioni, una di Giulio personaggi, un filosofo, un teologo, un matematico filosofo, tra virgolette, la versione attuale del libro di Snow, poi faremo un passaggio. In realtà, quando venne pubblicato in Italia, l'italiano reagì un po' all'italiana, con un
così cresciamo, fu questo signore qui che è Ludovico Geymonat. Ludovico Geymonat è un della scienza, il primo che portò in Italia l'unità filosofica a riflettere su un aspetto della scienza che è la riflessione epistemologica della scienza. Mentre fino allora capelli bianchi o comunque che ha più di 50 anni si ricorda quando Garzanti produsse, mi pare alla fine degli anni 60, primi anni 60, il filosofico proprio diretta da Geymonat. Ebbene, lui in un bellissimo articolo che uscì nel 2009 che è professore proprio di questo negli anni 60, grazie a questo libro Le scatole ai filosofi italiani, Ludovico Geymonat, come ritratto, se vado piano ditemelo perché posso. Dice lui in una discussione con Umberto Eco e Antonio Capocaccia, rassicurava i propri interlocutori l'umano della scienza. La scienza moderna ha superato la frattura fra uomo e scienza a favore del positivismo e riesce a umanizzare la ricerca scientifica, in quanto è che partecipa finalmente di tutta la società. Non ci dimentichiamo che noi veniamo fuori da un periodo, negli anni 60, in cui gli scienziati tutto sommato venivano autorizzati di primo aver costruito la bomba atomica, il progetto Manhattan. Lo stesso Einstein che si sono gli anni in cui si era già suicidato il pilota, Heimer comincia ad avere anche lui dei grossi problemi mentali, insomma, e i tecnoscienziati sono anche quelli che usano la tecnologia e i loro saperi per la distruzione finale. Inceneritori, le camere a gas, le camere fatte sui condannati, c'è tutto un portato molto moralistico, giustificabile anche sotto certi aspetti, che non è rispetto alla scienza, quanto a degli esiti che comunemente erano sotto la faccia di tutti e che ancora erano. Quindi è opera di molti uomini di buona volontà. Di riportare proprio grazie a questo dibattito la riconciliazione rispetto alla questione storica. Appunto c'è Umberto Eco, poi c'è Piero che vuole sapere di questo dialogo, così e colà cito Sergio Preti proprio del momento. Ci sono delle persone, in particolare una donna, che dimostra quanto invece il tema, il dibattito, possa essere invece frutto di una riflessione. Questa è una scrittrice ed è amante, che è famosa per i suoi romanzi, anche pubblicò delle mini lezioni, e una in particolare che è proprio i pro e contro, letture che ogni tanto bisognerebbe un po' riprendere, temi che vengono raccontati in questo libro, e, però lo prendo seriamente, non nasce
questa separazione è negativa, è nefasta. Stella, tutto sommato, no? Quando non l'umanità affrontava con, diciamo, con le armi più povere, non logiche. Quindi cerca. E io, visto che ci sono degli studenti giovani, ma anche, immagino, suggerisco una lettura che libri che più amo. Levi, perché il primo Levi non scrive solo la tregua per appunto contro la lista dello sterminio degli ebrei, ma è un chimico e lavora nella fabbrica Sella come chimico fino a prigione. Quindi ha una formazione scientifica. C'è un libro, La chiave stella, quello che io amo di più è Diogo. Non so chi di voi uno, sì o no. Allora leggetelo. E Vittorino ce n'è un altro che è di Muzzatti. In particolare questi, Vittorini in una lettera appunto tutto sommato il linguaggio, il mondo della scienza, molto più da dire del linguaggio. Questi tempi, ricordatevi che siamo hanno i figli di casa, cercano di avere la lavatrice e hanno la televisione, quindi è un momento. Nel dibattito però si fa avanti anche la psicologa, Angela, importante, in cui dice: ma forse non è dialogo tra umanesimo, cultura umanistica e scientifica che ci serve, perché andiamo verso una terza, qualcuno magari anche politica, parlava qualche anno fa di una terza via, no? Ricordatevi che siamo negli anni 60, già Calvino, le americane, quindi in America dicono: prova a pensare te quali sono le esperienze di questo secolo. Avevamo appena passato la metà, ma la fine del secolo, che dobbiamo per affrontare e prepararci. Quindi lei dice: facciamo in realtà questo è un discorso che viene più che abbandonato, non viene percorso e ci sono delle ragioni non sciagurate, accettabili perché questo non avvenga. Perché è molto rischioso. In America già aveva provato un altro tentativo di piegare la sua dottrina. E poi ci prova un giornalista, un scrittore, che va molto di moda, insomma, invece John Brockman,
Bridge, però fortuna non ha un grande successo, almeno non ha successo a livello degli intellettuali, piuttosto ad un livello di divulgazione. Il rischio è grande, il rischio è quello far credere che tutto sommato si possano semplificare delle cose, si possono allegramente attraversare aree disciplinari senza approfondire. Quindi è un rischio grande, è un rischio che poi porta a delle derive anche pericolose nel fraintendere i concetti. Insomma, che è venuto non io ho cercato qua proprio di mettere i nomi che abbiamo invitato proprio durante il nostro festival, ma non solo, perché qui è venuto per Pordenone Legge, e comunque che nella città ci hanno permesso anche di costruire un ordine particolare rispetto ai temi. Non ce lo ricordo, però ci dice l'uomo artigiano la necessità di richiamare continuamente una cultura alla concretezza, non solo la concretezza materiale, ma è anche la concretezza materiale. Nell'antica Grecia, permettetemi questo, ma più che altro non è uno sfoggio, è un buon professore di greco al liceo, nell'antica parlare di conoscenza avevano tante, noi invece ne abbiamo una sola. E conoscere vuol dire in qualche modo comprendere, no? Comprensione e conoscenza sono due intellettualmente diverse, però noi le confondiamo, comunque una lingua hanno un'origine latina comune, mentre per esempio gli inglesi dicono understanding, cioè uno stare oltre le righe, no? I greci invece ne avevano almeno quattro per chiamare la conoscenza, distinguendo bene quelle che erano gli sforzi intellettuali, erano gli aspetti esperienziali. Gnosi, la gnoseologia, filosofa, qui spero che non mi bacchetti, la gnosi era la conoscenza teorica, la conoscenza che in qualche modo formava, no? Con una, oggi possiamo dire, se facciamo una conoscenza di tipo data, può essere anche una formula matematica, una conoscenza sistematica, gerarchica e formale. E poi c'è la praxi, cioè la conoscenza del fare, il by doing, il maker fair di oggi, la tecnologia. Fabio Daniello, quello alto del comitato scientifico oggi europeo, è a Trieste all'ICTP, che è l'istituto di fisica teorica, a dirigere il Mini Maker Fair. Ci sono 1000 ragazzini che costruiscono smontando iPhone, fanno altri amenicoli, insomma, che studiano quindi tecnologia. Quindi la praxi è non solo la conoscenza procedurale, però è anche la conoscenza che è necessaria per lavorare, fare quella che devo imparare per guidare, che non è teorica, non è un motore a scoppio, però io devo imparare un procedimento. E poi c'è l'episteme, che è invece la conoscenza scientifica, anche quella umanistica, ma è quella che mette in risonanza la gnosi con la praxi. Perché devo fare così? E me lo spiega. Quindi è l'interpretazione, è la filosofia della scienza. E poi c'è un'altra conoscenza che loro chiamavano, la riferiamo prevalentemente alle sondaggi elettorali, che non è una conoscenza scientifica, ma è quella conoscenza comune
essere anche superstizione, che è opinione e quindi non necessariamente basata su una coscienza o su un dato. È quella che tutto sommato va combattuta, sia che siamo nel lato dell'umanesimo che siamo nel lato dell'essere scientifico, no? Fermo restando che ognuno è libero di farsi l'opinione. Però è un'opinione basata su uno studio o su una riflessione. E questa è un'altra nuova conoscenza di cui abbiamo i dati, forse non siamo ancora in grado, ma vi invito, poi verrà fuori, a leggere un altro libro che è appena uscito, che è La conoscenza dei digitali. È un nome brutto, non viene più chiamato, non vengono più chiamati così, nativi digitali, però coloro che riescono a pensare attraverso le macchine. In realtà è sempre successo, da che mondo è mondo, che la tecnologia abbia plasmato la nostra capacità di pensare dal pollice opponibile. Afferrare qualcosa e quindi di usare il famoso scimmione di uno di sé dello spazio, no? Che impara a capire che un oggetto può diventare uno strumento. E quindi nel momento in cui io capisco che può diventare uno strumento, ma capisco anche che io posso usare per questo. Come quella della rete, dell'internet, non tanto del computer, della connettibilità, ma è rivoluzionaria come è stata la scrittura, come è stata la stampa, come è stata la televisione. E va controllata, ma non perché sia pericolosa, perché va in bellissimo. Chiamo in ballo mia sorella che vive a New York, un bellissimo discorso di recente allo Stato dell'Unione, Barack Obama, rivolgendosi ai giovani, e dice: non andate in cerca di comprare le armi piuttosto che i videogiochi, createveli, imparate a costruirli. Conoscenza che probabilmente andremo ad avere come conoscenza nuova. E poi siamo in un periodo appunto che il dialogo è fondamentale, perché il discorso anche sull'educazione. Mi piace molto questa immagine, su viviamo in un anno, scusatemi ma la citazione non ce l'ho di chi, non ricordo dove l'ho letta, ma mi è piaciuto, è importante, magari vi manderò una mail. Non ho avuto il tempo di cercare la bibliografia di questo, ma nel senso che qualcuno sostenga le cose, che si venga fuori da una crisi economica, qualcuno crei i posti di lavoro, eccetera. Allora questa condizione di precarietà che è vissuta un po' a livelli è una condizione che pone delle questioni fondamentali, e quello è quello più importante, e pone questioni sull'educazione. Allora lo studio, la cultura, il dialogo tra le culture, apprezzare la cultura è fondamentale, perché le nuove generazioni, ma già le generazioni che hanno l'età di Rosaria, non svolgeranno un lavoro coerentemente al percorso di studi che hanno fatto. Questo è pacifico, no? Forse un medico, forse un ingegnere aerospaziale come Francesco, che vorrebbe fare, per
perché lì c'è una competenza talmente necessaria. Ma no, non varrà per questo. Varrà che cosa? Varrà la formazione, varrà la capacità di fuori da quello che si quello che serve. E questo è la cosa che John Dewey, pragmatista nell'America dell'inizio, nostro posizione da noi secolo dopo arriva necessariamente perché c'è la scuola di perché c'è la realtà aumentata. Scrive questo bellissimo libro che è Democracy and Education, che è di un'autorità straordinaria. Vado un po' più veloce. Questo è un vostro concittadino, non so se qualcuno lo conosce, ma è il professor Lucio Ordine, Università di Cosenza, il maggiore esperto che abbiamo di Giordano Bruno, un personaggio brillante, a volte è più noto in Francia, tutto sommato, legion d'onore l'anno scorso anno. Qui è a Pordenone in bicicletta perché ai nostri ospiti noi diamo il bike sharing della città, quindi li ospitiamo in albergo, vengono a fare seminari, conferenze, quello che è, girano, però possono liberamente, quindi siccome arrivano in aereo o in treno, diamo loro le chiavi delle biciclette cittadine. E poi dopo ci fa anche bene, perché nel senso è una bella promozione turistica, insomma, vedere che ci sono anche il fiorfiore degli intellettuali italiani. Stiamo attrezzando per l'arte per raggiungere San Bernardo dal Carmine. Bene, lui è stato lo scorso autunno con questo incredibile che è qui, che è l'utilità dell'inutile. Anche questo diceva Rosaria, che Lucio Ordine è disponibile a fare degli incontri con i giovani, no, nelle scuole. Io a tutti di leggere, perché è una cosa di breviario, un breviario laico, o un sistema, un po' anche tutto il suo percorso di formazione, le sue letture, lo sviluppo di alcuni concetti, alla luce di questa utilità dell'inutile. L'inutile è evidentemente la conoscenza e la cultura, ma dice è utile. E allora io vi leggo da questo semplicemente una parte per farvi capire quanto appassionato è quest'uomo quando cita uno dei pezzi più belli della letteratura del Novecento italiano, che è La conclusione delle città invisibili di Italo Calvino. Allora, Marco Polo, no? Va da, insomma, c'è tutto questo inseguimento della felicità e della perfezione. Poi alla fine tutte le città che Marco Polo racconta in maniera metaforica, chiaramente, la conclusione è questa, che è un aspetto proprio del mondo. E dice Marco Polo, rivolto al Kublai, dice: l'inferno dei venti non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Com'è? È un capolavoro. E Lucio Ordine lo riprende per fare un discorso interessantissimo, che non ve lo faccio perché magari lo invitate direttamente, ve lo fa lui. Però tutto sommato si ricollega anche all'opera artistica di mia sorella. Mia sorella fa ogni giorno un percorso e cerca nell'inferno
quello che non è inferno, grazie a una sensibilità artistica e a un'attività di ricerca. C'è un matematico, Hardy, che nell'apologia di un matematico, un librettino, anche quello, insomma, due giorni, due, così alla sera prima di addormentarsi, scrive in fondo il lavoro di un matematico come quello del poeta, no? Deve costruire delle forme e sistemarle per poterle riconoscere e comunicarle. Ma il lavoro dell'artista non è lo scienziato. Perché il ricercatore nella scienza deve essere sgombro da pregiudizio, perché altrimenti non fa ricerca, no? E così lo è anche l'artista, non può avere un pregiudizio, altrimenti non è altro che un autore di copie, ma non avrà niente di originale. Aprire un altro discorso e quindi andiamo avanti. Nuccio Ordine ci dà una chiave che adesso ci continuerà a condurre in questa chiacchierata. Dice, citando Rob Riemen, che è il direttore di Nexus, lui è un olandese, insomma, la rivista è un famoso, poi Elogio dello Spirito, che è uscito per Rizzoli anni fa. Dice: la cultura è come l'amore, va curata. Non ha il potere di costringere, non offre garanzie, ciò nonostante l'unica possibilità di conquistare e difendere la nostra dignità di uomini ce la offrono proprio la cultura e un'educazione libera. Che cosa intende quella libertà? Non confessionale, punto, basta, non ideologica. Andremo avanti, ma questo invece è il mio collega, amico, non è un collega, io non sono collega sua, è un amico che è, però fa parte del comitato scientifico, che è Stefano Morigi, una bellissima foto fatta a Pordenone da una nostra comune amica, che invece è uscito in libreria pochi giorni fa con questo librettino che costa solo 4,50 euro e 3,90 euro. Che si chiama Connetti, beati quelli che sapranno pensare con le macchine. Questa non è altro che il testo di una bella conferenza che ha fatto in varie occasioni, ma anche a Pordenone, e adesso sta scrivendo un libro grosso, insomma, gliel'hanno chiesto talmente che non può non farlo. Una cosa che tante cose intelligenti che, come sempre, Stefano Morigi fa, cita il fatto che la conoscenza, tutto sommato, è la paura degli strumenti che ci portano a una conoscenza diversa da quella che conosciamo, no? Quindi che cambia un po' il paradigma del mondo e dei mondi. Ecco scrive rispetto alla scrittura. L'autore del Fedro dice: non abbiate paura, al re famoso, no? Che ha paura della scrittura, del libro scritto, perché dice: com'è? Alla fine non c'è più tradizione orale, e allora la gente non avrà più memoria, e poi non ci sarà più la fantasia, e poi non ci sarà più rapporto, e poi il potere, no? Soprattutto viene messo in crisi, perché ognuno potrà decidere di sentire alcune verità quando vuole, se sono scritte. Antone dice che la scrittura è un farmaco e usa, Derrida poi riprenderà questo discorso, e lo usa in maniera equivoca, perché la parola farmaco in greco vuol dire sia rimedio, magia, no? Sia veleno. Come l'internet, ogni ciao mio figlio, sai, è sempre davanti al computer. Ma genitore, tu non hai capito un tubo, un giorno direbbe un'altra parola. Non è davanti al computer, è in un altro mondo, da un'altra parte, non è nella sua camera, sta facendo.
facendo un'altra cosa, magari una cosa che gli interessa, e magari una cosa che gli permette di imparare. Ma è un farmaco, evidentemente, quindi può essere anche un veleno, perché effettivamente, e allora c'è, ecco che ritorna l'educazione e il dialogo tra le culture. Ditemi se sono troppo pesante. Il libro di Morigi inizia con una citazione di Popper, il filosofo della scienza, e dice: vi prego di non credere che dietro all'attacco generale alla scienza e alla tecnica si nasconda qualcosa di serio o addirittura di filosoficamente profondo. Quindi tutto sommato snobba i suoi detrattori e dice: non vi preoccupate, fanno tanto confusione, magari anche qualcuno gli dà credito, però non vi preoccupate, questa è la strada maestra, qui cresciamo, dalle altre parti. Collodi a Pinocchio dice la stessa cosa, no? Ok? Quindi non andiamo a trovare le strade facili, perché la conoscenza comporta anche un impegno, anche una fatica, Francesco, nel senso che non solo le cose interessano, che poi dopo uno ha il dovere anche di imparare a riconoscere il proprio talento e ha il dovere di coltivarlo, non il piacere o il diritto. Oltre a un diritto, e mi auguro che tutte le persone siano messe nelle condizioni di avere il diritto di coltivare il proprio talento, ma anche un dovere, che è un dovere rispetto alla società, rispetto alla propria famiglia, rispetto a se stessi, insomma. Anche qui andremo. E arriviamo ad un punto cruciale. Perché è un discorso questo che è millenario? Perché lo aveva già capito, in qualche modo raccontato, Lucrezio. Lucrezio che scrive il primo manifesto della scienza. Chiaramente di una scienza che è una scienza, la scienza di Epicuro, quindi una scienza ingenua, una scienza che non è oggi, non ha le caratteristiche della scienza di oggi, ma sono passati più di 2000 anni. Ma dal punto di vista di alcuni passaggi e degli abiti mentali rispetto alla conoscenza, Lucrezio è di una qualità grandiosa. Scienza d'ambiente, nella persona del direttore scientifico che sono io, collabora e ha lanciato, in qualche modo favorito, una cosa che ha visto anche studenti di Lamezia Terme i primi di aprile a Pordenone, perché abbiamo il certame lucreziano naoniense, che è l'unico concorso di traduzione per giovani di Lucrezio, e chiediamo ai ragazzi non solo di tradurre dei pezzi ma anche di declinarli rispetto a un'attualità come riflessione, non forzando di trovare in Lucrezio qualche cosa di attuale, ma assumendo la lettura di Calvino, di perché leggere i classici, insomma. I classici si leggono perché ci aiutano a capire, perché bisogna imparare il greco, non perché bisogna parlare bene il greco o imparare una lingua, ma perché se io studio il greco o il latino, in questo caso delle lingue che apparentemente sono inutili perché morte, imparo a parlare meglio in qualsiasi altra lingua. Qualsiasi altra lingua. Io non parlo bene inglese, però so dialogare in inglese e soprattutto nei termini della scienza, perché mi aiuta l'aspetto etimologico, peraltro. Beh, Tito Lucrezio Caro potremmo leggere molto. Io ho chiesto a Rosaria di prestarmi questa traduzione del Rerum Natura di Lucrezio, per non, siccome avevo il bagaglio a mano, non volevo che mi pesasse troppo. Questa è una traduzione di Guido Milanese, però io amo un altro traduttore, ma non importa. E Lucrezio dice a Memmio, che è il suo allievo, lui scrive questo manifesto, questo racconto della scienza, no? E a Memmio dicendo parecchie cose, però prima di tutto gli racconta questo,
gli dice: guarda che imparare è una fatica, e adesso, scusatemi, dice: e adesso una mente aperta, uno spirito acuto, lontano da affanni, questo prepara per la vera dottrina, perché i miei doni per te ordinati con impegno leale, prima ancora d'essere compresi, tu non debba abbandonare spezzati. Quindi mettiti calmo, come dice Calvino, siediti su una sedia, alza le gambe, se vuoi accendi la radio, la musica, mettiti calmo, mettiti senza fretta, perché per imparare ci vuole tempo, disponibilità. In realtà poi c'è questa vera scienza o vera dottrina che Milanese traduce così malamente, perché neanche Lucrezio dice che è vera, e dice quello che noi sappiamo, in realtà vi risparmio il latino. E c'è anche la fatica del maestro, però, perché non è facile comunicare la scienza. E allora, ecco, la fatica del maestro, scusatemi se vado piano, qua ci vedo poco, e dice: né sfugge al mio animo che è difficile dar luce, in versi latini, alle oscure scoperte dei greci. Soprattutto poiché molte cose occorre trattarle con nuove parole per povertà della lingua e novità dell'oggetto. Vi dice qualcosa questo? È il problema di Snow, esattamente quello, perché dice: né a me sfugge che è difficile dar luce, cioè illuminare, in versi latini, perché lui si riferisce alla scienza del futuro che è scritto in greco, quindi tradurre in una lingua, tutto sommato una lingua rozza, perché i latini non avevano bisogno di speculazione. I latini erano un popolo che guerreggiava, mercanteggiava, no? Ok, il latino di Lucrezio è una lingua inadeguata per raccontare la scienza. E allora lui cosa fa? Inventa le parole. Prima le manomette, vedremo, e poi le inventa. E mentre Epicuro chiama la scienza Democrite, quindi atomo, alfa, privativo, temno, quindi indivisibile, li chiama atomi, Lucrezio non parla mai di atomi e non inventa la parola atomi, perché sa che i latini non l'avrebbero capita, e quindi li chiama simulacra, li chiama corpi, principia, no? E quindi per ognuno dà però. Ed è il lavoro del comunicatore della scienza, ma è il lavoro del maestro, è il lavoro del professore, che deve creare parole che devono evocare concetti, e i concetti li imparo facendo esperienza, e gradualmente questa esperienza diventa sempre più raffinata, sempre più costruita. Quindi Lucrezio lo sa benissimo questo. C'è Hofstadter, non so se avete mai letto Escher, Bach, quel libro di Hofstadter molto interessante, no? Hofstadter è un filosofo americano che invece inventa, proprio riferito a Lucrezio, un neologismo, perché a un certo punto Lucrezio, insomma, fa tante cose in questo libro, conviene leggerlo, insomma, perché è interessante. E dice, per spiegare gli atomi, dice: io scrivo in poesia perché è il miele, cioè la cosa dolce che può attenuare l'amara fatica della scienza, e scrivo parole, ma queste parole sono fatte di letterine, allora le lettere una per una non hanno senso, mentre nella combinazione delle parole prendono senso. Questa è una metafora anche per le particelle. E Hofstadter inventa e dice: io sono come Lucrezio, quando scrivo al computer faccio un digiballo,
non scrivo ma digiballo, perché digito su una keyboard, su una tastiera, delle parole che poi un computer trasforma in impulsi 0-1, linguaggio macchina, e poi dopo arrivano le parole magari a te che sei oltreoceano e che prendono quindi poi un significato. Bene, questa è una citazione, questo è il certamen lucreziano, e quindi Lucrezio capisce una cosa, che l'invenzione è fondamentale, anzi non l'invenzione, l'inventiva, scusatemi, anche nell'imparare, nello spiegare la scienza. E chiaramente è un'inventiva che questo personaggio poi dice, racconta, insomma, no? Einstein, a parte che gli aforismi di Einstein in internet se ne trovano ogni più a sospinto, gli vengono anche attribuite delle cose che non sono sue, però lui dice, ma insomma la scienza che cos'è? Ha questo grande potere, no? Di essere anticonformista, perché se c'è qualcosa che non esiste, arriva magari uno che non sa, che nessuno gli ha detto guarda questa cosa non c'è, e questo arriva e l'inventa. È il caso dei matematici, cioè quanti idee matematiche, quanti teoremi, quanti algoritmi matematici sono stati inventati, e anche c'è un professore di matematica e fisica, quindi mi perdoni se dico delle cose non precisissime, ma Gödel, giusto per uno, insomma, o numeri, no? Inventato tipologie di numeri che di per sé non avevano un'applicazione, perché la matematica non ha bisogno di essere applicata. Però poi arriva prima o poi qualcuno che dice, ah, caspita, ecco di cosa ho bisogno. È il caso di Einstein e Ricci Curbastro, no? Che se ne parlava. Einstein nel 1904 è disperato perché non riesce a venirne a capo della teoria della relatività ristretta, perché gli manca la matematica, gli manca il linguaggio, no? Finché si imbatte su un algoritmo di un oscuro autistico, probabilmente professore dell'Università di Padova, un romagnolo, Ricci Curbastro, che aveva un algoritmo che andava bene ad Einstein, e quindi Einstein, grazie a questo. Ma perché Ricci Curbastro l'aveva inventato? Boh, perché gli veniva interessante, ma è il discorso di Nash, il discorso giusto, insomma, di altri matematici. E quindi noi in 18 anni abbiamo imparato come festival, ecco, a fare questo tipo di lavoro. Adesso volevo, io posso andare avanti giornate, però faccio due cose. Una è un giochetto e l'altra invece è una cosa importante. Noi non abbiamo nemmeno nella nostra cultura italiana l'orgoglio a volte, no? Di quanto gli italiani, non solo quelli che sono fuggiti all'estero, ahimè tanti, e non da oggi, ma di quanto siamo importanti, insomma, nella cultura internazionale. Quanti premi Nobel, secondo voi, italiani, sono stati dati da quando il premio Nobel è stato istituito all'inizio del Novecento? Così, avete idea? Ad occhio e croce, non ne parli tu, perché ne abbiamo parlato oggi. Dai, un numero. 5, 10, di più, quanti? Dite un numero, tanto non è un'interrogazione, no? 30-40 sono un po' troppi, sono 20 premi Nobel. Quanti secondo voi alla cultura umanistica e quanti alla cultura scientifica? Esclusi i matematici, perché loro non rientrano nel novero dei premi Nobel. Così, proviamo, quanti? Di
più i letterati? Di più gli scienziati. E infatti sono tanti. Riuscite a leggere? Allora, c'è un premio Nobel per la pace, la Lega Lombarda, lui era, no? Dove proprio nella era riuscito a mantenere la pace durante il periodo della dominazione austriaca, insomma dopo, fino all'Ottocento, quindi prima del Novecento prende il premio Nobel per la pace. Poi c'è un premio per l'economia, se vogliamo, può essere considerata forse anche scientifica, e quindi ce ne sono tanti, fisici e medici, biologi insomma, ce ne sono tantissimi, tanti prendono il premio Nobel lavorando all'estero, ma questo non vuol dire granché, oddio vuole dire, ma vuol dire anche no, nel senso che oggi la ricerca scientifica è una big science, non può essere che lo scienziato dove vive costruisca il suo laboratorio. E inoltre i premi Nobel sempre di più vengono dati a più di una persona insieme. Già il nostro Golgi l'aveva dovuto condividere con Ramón y Cajal, che era lo spagnolo, che fra l'altro erano arrivati anche a due risultati diversi rispetto alla colorazione dei neuroni e all'ipotesi delle sinapsi. Però nonostante che fossero diversi, poi si dimostrerà che lo spagnolo aveva ragione rispetto a Golgi, l'italiano, ma la committee del Nobel Prize decide di dare il premio a tutti e due, perché comunque, voglio dire, Golgi, quantomeno l'apparato di Golgi, l'aveva individuato. E qui possiamo andare avanti, e volevo solo tornare un attimo indietro a questa cosa. Ecco, l'evoluzione della cultura quindi è augurabile che sia trasversale, pur nel rispetto dei nostri propri codici, perché non possiamo pensare che uno studi letteratura e in poche ore si renda, come si dice, edotto in ambiti diversi. E la cultura è bella. Un grande scienziato che è Charles Darwin, no? Individua la bellezza e il canone della bellezza non solo per come fattore di fitness evolutiva, cioè richiamo sessuale, eccetera, ma anche come ispirazione. E quanto bella è la pagina che lui scrive in questo taccuino suo, lui aveva 26 anni, no? Quando dice I think. Io ipotizzo, penso che la vita si sia evoluta in questo modo. Allora qui c'è un albero, non so se vedete la freccia, la vedete? In realtà non è un albero, lui vuole che sia un corallo, è il corallo della vita, poi viene facilmente tradotto in tree of life, ma insomma, perché non ha un tronco, questo è il progenitore comune, la prima forma, il primo organismo vivente, che poi nell'evoluzione, nella pressione evolutiva, si evolve e per casualmente, senza un disegno intelligentino, o un disegno intelligente come i creazionisti vorrebbero, insomma, casualmente si evolve secondo certe regole che sono appunto l'adattamento e la sopravvivenza della prole, esprimendo caratteristiche via via diverse nei vari fila e nei vari organismi. Questo è un altro personaggio che io lo ritengo essere un maestro, qui è a Pordenone, ed è Enrico Bellone, che era fisico dell'Università di Milano, statale di Milano, che però a Padova ha ricoperto la cattedra galileiana, sapete che Galileo aveva insegnato anche a Padova, e che era direttore delle scienze. E tenne una bellissima lezione su
proprio sulle due culture e scrisse poi un editoriale importante nelle scienze, dicendo non c'è la divisione tra le due culture ad un certo livello, come diceva Levi, e per scoprirlo dobbiamo capire la chiave storica dell'apprendere la cultura. E lui diceva: quale altro mezzo migliore c'è per descrivere il nostro Novecento? Allora, per capire dove l'umanità è andata e sta andando, non possiamo prescindere da questo signore qui, cioè da Picasso. All'inizio del Novecento Picasso apre una scuola, no? Un modo di fare l'arte che poi arriverà all'apoteosi di Guernica dopo la guerra. Non possiamo prescindere da questo signore qui, che è il giovane Einstein, di cui sopra. Nemmeno da Ramon y Cajal, che è il premio Nobel sulla colorazione dei neuroni, per cui capisce come questi, che apre poi tutto il mondo delle neuroscienze, insomma. E poi un altro maestro, che è Rodari. Rodari ha fondato una possibilità tra i tanti, per carità, perché adesso non vorrei, io metto qui solo quelli che amo. Levi, se leggerete il sistema periodico, quando arriva il piombo, dice, racconta una storia che non vi anticipo, però dice: io e questo mio amico andammo lungo il torrente e vedemmo, loro cercavano se c'erano miniere di piombo, e dice: lungo il torrente trovammo dei ciottoli, e i sassi sanno raccontare storie a chi li conosce. Cioè, io devo sapere, imparare, vado a scuola, il professore mi insegna la geologia, il professore di chimica mi insegna che cos'è un cristallo, no? Se io imparo queste cose qui, so anche andare per il mondo e interrogare giustamente i sassi, e quindi trovare delle chiavi di interpretazione della realtà. La metafora del sasso è una metafora interessante che Rodari, nella Grammatica della Fantasia, usa per dire: il maestro getta dei sassi, che sono parole, ok? Questi sassi poi nello stagno cadono e amplificano. Alcuni possono cadere dritti, vanno nel fondo, stop. Altri invece li posso vedere al rallentatore, fanno le onde concentriche, però attraversano profondità diverse fino a che arrivano al fondo. Insomma, le parole possono essere la chiave interessante. E quindi ci sono speranze. Qui mi sono messa questo vanto in una foto con Paolo Rossi, liceo, professore di storia della scienza di Firenze. È proprio l'anno in cui abbiamo presentato a Pordenone questo suo libro, dove la speranza qual è? La speranza è che l'uomo, insomma, si umanizzi, abbia un ritorno di interessante. Bene, io non vi tedio oltre, vado avanti, però ho un debito con una persona che è qui, che è un fotografo. E queste due immagini con cui poi potremmo anche pensare di concludere, sono due immagini scientifiche o no, secondo voi? Sono la sintesi. La sintesi. Allora, quello di qua è un manifesto che è uscito per la Triennale di Milano qualche anno fa, e dove trovate un cervello, e le evoluzioni, le circonvoluzioni del cervello sono rappresentate in realtà da corpi umani, no? E sotto è scritto: il cervello ha bisogno di energia, se non lo vedete bene in grande. Dall'altra parte era la stessa interpretazione del
del tema fatto invece in maniera grafica, diciamo, diversa. Questi due modi di rappresentare il tema del pensiero e del cervello sono due modi antitetici. Io non lo so se sia giusto uno o l'altro, vi dico quello che io penso. Nel primo caso ci sono racconta come posso raggiungere tutte le persone. La frase "il cervello ha bisogno di energia" può essere capita anche da chi non ha mai studiato un cervello e da chi non ha la minima idea di che cosa sia per la scienza energia. Non è facile. Se io chiedo a voi che cos'è, cosa vuol dire energia, insomma, professore di fisica mi conferma, non è facile. È di quei concetti duri dove le misconcezioni sono forti e sono tante, però tutti diciamo che positiva energia che abbiamo qui tra di noi, ma non è la stessa accezione che il professore insegna durante le sue ore, no? Di fisica, e non è quella che io intendo come biologo. Però tutti noi capiamo il cervello ha bisogno di energia. Capiamo dei messaggi che sono diversi, che ci raggiungono dove noi siamo. Allora il neurologo capirà, dice, il cervello ha bisogno di energia. Certo, insomma, io ho bisogno di carboidrati perché consumo, prendevo ATP, ho bisogno di fosforo, no? Però la mia mamma mi diceva mangia pesce che contiene il fosforo perché così diventi più intelligente, quindi un sapere anche, insomma, non del tutto scientifico. E quindi è un messaggio che raggiunge tutti, questo, anche se può portare con sé degli errori enormi, no? Anche delle concezioni un po' del mondo della frenologia nel corpo umano, in queste cose qui, però ha una sua efficacia. L'altro invece è molto più semplificatorio, è più meccanicistico, ed è tutto sommato una povera immagine, però anche questa arriva direttamente, più pericolosa questa che l'altra secondo me. Salto, le parole sono importanti, faccio uno spot per questo giudice che ha fatto il classico e che aiuta molto spesso anche a ragionare sulle parole, bellissimo. Le parole però non sono tutto, io posso esprimere la mia arte ma anche la mia scienza, non solo attraverso le parole ma anche attraverso linguaggi che non necessitano di parole, che possono essere simbolici. E questa è la frase famosa della danzatrice, che io non lo so dirlo però so ballarlo, quindi la comunicazione che può avvenire. E questo per finire in questo modo qua contro i ciarlatani, mi dovevi ricordare il nome. E i cialtroni. Perché quindi è sciagurata la separazione tra le culture, soprattutto nell'educazione di un cittadino che ha bisogno di competenze, di cittadinanza? L'Europa, tutto sommato, al di là di come uno lo pensi, ci chiede di essere nel solco di Dewey, ci chiede responsabilità, laicità. Quindi formazione, quindi studio. Contro anche una sciagurata cialtroneria colpevole che fa leva sull'ignoranza delle persone fomentando paure, creando quello che nel Medioevo faceva l'Inquisizione fondamentalmente, no? Dice no, Vannoni può salvare la vita di quella bambina famosa, no? Con il metodo stamina, perché dobbiamo togliere delle chance di sopravvivenza a uno, allora si evoca la libertà di scegliere, che non è il fine vita, è la libertà, no? Laica, di poter decidere se farsi curare o no quando si è malati terminali o altro. E poi dopo si scopre che Vannoni è un ciarlatano, ma anzi è un furfante,
no? Che ha trovato delle persone che hanno scelto la strada lieve, facile, la terza via, fondamentalmente, no? E allora questi sono colpevoli, anche perché sono pericolosi, perché utilizzano un canale, la televisione, che è forse più pericolosa che stare davanti al computer o in un altro mondo, magari anche vedere qualche così cosa che stimola anche il desiderio, per carità, ma perché no? Però questo è pericoloso. C'è il caso Stamina, c'è il caso Englaro, che noi l'abbiamo vissuto poi da vicino, e c'è il caso OGM, insomma, e c'è di tutto. Il personaggio qui è Richard Feynman, americano, premio Nobel per la fisica, un personaggio straordinario. Adelphi ha tradotto quasi tutti i suoi libri, insomma, ai ragazzi consiglio quantomeno 6 pezzi facili, perché spiega la fisica che si deve studiare a scuola in maniera semplice. E a lui lascio dire la mia conclusione, perché detta da me non sarebbe, in realtà è in inglese, però poi facciamo la traduzione, la facciamo alla fine la traduzione o subito? No, beh, ve la racconto subito, così la seguite magari meglio. Lui dice, e questo è un'intervista, ma in realtà questo pezzo lui l'ho trovato nel libro Il piacere della scoperta, Adelphi, biblioteca scientifica. E lui dice: io ho un amico che è uno scienziato, no? Un giorno, cioè che è un artista, scusatemi. Un giorno, dice, stiamo passeggiando e prende un fiore e dice: vedi, dice, per me guardare questo fiore, io so cogliere la bellezza del fiore, mentre tu che sei uno scienziato lo devi sezionare per capirlo, e quindi perdi tutta la sua bellezza. E lui dice: questo è un pensiero sciocco, prima di tutto sono anch'io in grado di apprezzare la bellezza del fiore, però il mio sapere scientifico mi può condurre anche all'interno delle cellule, sapere che questo fiore è fatto di cellule, come funziona la fotosintesi e come il colore, l'interazione luce-materia, che poi era la sua specialità, insomma, mi fa vedere un certo colore, allora mi può portare in mondi diversi. Allora il mio sapere scientifico non è contrapposto a quello artistico e umanistico, ma anzi ne aggiunge, è quello, so interrogare i sassi, no? E quindi io finisco qua.